Ciao ragazzi, bentornati sul canale Crypto. In questo video vedremo la realizzazione di un semplice web service di tipo SOAP. Questo perché in alcuni video precedenti ho fatto vedere come si lavora con un cos'è e come si lavora con un web service RESTful. E quindi voglio far vedere almeno un piccolo esempio di come si lavora con quest'altro tipo di web service. Prima di tutto cerchiamo di capire la differenza tra i due tipi di web service, SOAP e REST. Come è scritto qua, la prima evidente differenza tra i due tipi di web service è la visione del web proposta come piattaforma di elaborazione. REST propone una visione del web incentrata sul concetto di risorsa, mentre i SOAP web service mettono in risalto il concetto di servizio. Che cosa significa questo? Significa che io con un web service di tipo RESTful posso, diciamo, essendo il web service incentrato sul concetto di risorsa, io magari posso chiedere di avere una risorsa, ad esempio fai la get, dammi, non so, l'utente, qua mi sono aperto MySQL per fare un esempio più concreto. Io qua ho una serie di utenti, veramente, diciamo, non ne ho neanche uno. Vabbè, immaginate di avere una lista di utenti in questa tabella. Io con un REST potrei dire ok, caro web service, tornami il record relativo all'utente con ID 1, oppure tornami i record relativi agli utenti di nome Marco, per fare un esempio. Quindi sto dicendo fammi una get, restituiscimi una risorsa. Nello stesso modo posso fare ad esempio la post, quindi dire inserisci questa risorsa all'interno del database. Inseriscimi questo nuovo utente con nome Paolo, cognome Rossi, oppure posso fare la delete, quindi elimina questa risorsa dalla mia tabella. Quindi vedete, il web service di tipo REST è incentrato sul concetto di risorsa. Infatti qui su html.it dice per l'appunto che il RESTful è custode di un insieme di risorse sulle quali un client può chiedere le operazioni canoniche del protocollo HTTP, quindi la GET, la POST, la PUT, la DELETE. Web Service SOAP invece è un po' diverso perché il SOAP espone un insieme di metodi richiamabili da remoto da parte di un client. Cioè io con un SOAP non faccio necessario, non chiedo necessariamente di avere una risorsa o di inserire una risorsa, ma io invoco un metodo che al suo interno, cioè un servizio, quello che prendiamo di servizio, che al suo interno può avere anche una logica applicativa molto complessa, che può fare in teoria qualsiasi tipo di operazione, non solo una insert, una delete, eccetera. Io mi ricordo che, ad esempio, quando lavoravo in una multinazionale a Napoli, mi fecero sviluppare un web service che, una volta invocato, creava un PDF che era una proposta di contratto del cliente, e questa proposta di contratto veniva poi inviata per mail a un certo indirizzo, recuperato sempre da ovviamente tutti i dati recuperati dal DB. Quindi io passavo ad esempio il codice del cliente, attraverso il codice del cliente il servizio SOAP andava sul database, mi prendeva il contenuto, andava in join, venivano fatte molte join per andare in tabelle diverse per prendere tutta una serie di dati che servivano poi per creare questa proposta di contratto che poi successivamente veniva mandata
via mail a un certo indirizzo tramite Java Mail. Quindi vedete, questo insieme di operazioni non sono diciamo, non è, non, come dire, non c'è legato in, non è legato in maniera stretta il concetto di risorsa, ma di più è legato il concetto di servizio. Cioè io richiamo un qualcosa che ha una logica applicativa, che fa delle operazioni e che mi ritorna, magari mi posso, diciamo, mi ricordo che questo servizio, una volta che mandava la mail al cliente, mi ritornava come array di byte il contenuto della proposta di contratto che era stata inviata. Quindi vedete, non mi ritorna un semplice ok KO, ma mi ritorna una, come dire, un qualcosa di diverso da quello che mi restituisce normalmente un web service di tipo REST. E qua infatti scrive: l'approccio dei SOAP web service ha mutuato un'architettura applicativa denominata SOA, quella che prende il nome per appunto di Service Oriented Architecture, cioè un'architettura basata per appunto su servizi. Come andremo a vedere tra poco, noi andremo a creare un semplice SOAP che farà delle operazioni e ci ritornerà un risultato. Queste operazioni saranno diverse dalla insert, dalla delete, dall'update. Ci sarà una logica applicativa che verrà eseguita dal SOAP, e questo ci darà un risultato. Questa architettura, che è denominata SOA, è contrapposta all'architettura ROA, Resource Oriented Architecture, quella a cui si ispira, quella a cui è ispirata ai principi REST. SOAP sta per Simple Object Access Protocol e definisce una struttura dati per lo scambio di messaggi tra applicazioni, riproponendo in un certo senso parte di quello che il protocollo HTTP faceva già. SOAP utilizza HTTP come protocollo di trasporto, ma non è limitato né vincolato ad esso, dal momento che può benissimo usare altri protocolli di trasporto. Ok. Inoltre, una cosa importante, i web service, come vedremo tra poco, basati su SOAP, prevedono lo standard WSDL, Web Service Description Language, cioè vedremo che una volta creato il web service verrà generato automaticamente un file chiamato WSDL, che è un file che praticamente serve come descrittore. Al suo interno vedremo che sarà specificato come è fatto il web service, quali sono i parametri che riceve, quali sono i servizi che espone, diciamo, questi servizi cosa ricevono in ingresso, cosa danno come output, il binding in che modo viene fatto. Vedremo che tutto questo sarà descritto all'interno di un file che prende il nome quindi di WSDL. Il WSDL non è altro che un IDL, quindi Interface Description Language, per un componente software. Cioè questo file mi descrive il componente software, che in questo caso è un web service di tipo, è il nostro web service di tipo SOAP, ma vedremo un esempio tra poco. Ok, io ho già aperto Eclipse. Andiamo a creare un esempio di web service SOAP. Allora, mi creo un nuovo Dynamic Web Project, lo chiamo SOAP esempio, è stato creato il Dynamic Web Project. Ora all'interno della cartella SRC di Java Resource, magari mi crea un nuovo package, lo chiamo com,
e all'interno di questo package ci vado a mettere il contenuto del mio web service. Vabbè, in questo caso avremo, per questo esempio molto semplice, avremo una sola classe che chiamo esempio web service. All'interno di questa classe mi vado a definire un metodo che restituisce un intero, lo chiamo addizione. Riceve due parametri. Cosa mi restituisce questo metodo? Mi restituisce la somma di A e B. Poi mi definisco un altro metodo, lo chiamo sottrazione, che riceve sempre due parametri. E qua, ad esempio, posso già iniziare a fare un po' di logica, cioè se anzi faccio così, int sottrazione uguale a meno b, se sottrazione è meno, ok. La sottrazione minore di 0 ritorna 0, altrimenti ritorna sottrazione. Magari vogliamo fare un metodo che non, diciamo, non si può andare al di sotto dello 0. Questo è un esempio di una banale logica applicativa che viene svolta da questo metodo mettendo questo semplice controllo. Diciamo che per ora va bene così. Come creiamo semplicemente da Eclipse un nuovo web service, a partire da questa classe vado sul file esempio vs.java web service, create web service. Ok, qua è possibile scegliere da quale step vogliamo partire e a quale step vogliamo arrivare. Si può partire dal sviluppo del, allo sviluppo già l'abbiamo fatto noi, assemblamento lo facciamo fare automaticamente, così come il deploy, così come l'install. E lo facciamo anche partire, quindi ci fermiamo su Start Web Service. Come server usiamo quello che ho già installato, che è Tomcat, in questo caso versione 7.0, spunto Publish e Monitor Web Service, creo Finish e mi dovrebbe generare automaticamente quello che serve per creare il web service a partire da questo file. Ok, ha deployato, facciamolo magari ripartire per sicurezza. Vediamo anche la console. Ok, quindi se ora provo ad andare su localhost 8080, vediamo se Tomcat risponde. Si sì, risponde, quindi localhost 8080, nome del progetto, nome dell'applicazione, in questo caso è SOAP esempio,
/service/services/ nome della classe, esempio VS, e passiamo come parametro VSDL. Allora, vedete, localhost 8080 è la porta su cui risponde Tomcat, nome del progetto, accediamo ai servizi, quelli implementati dalla classe esempio VS, e come parametro ho scelto di visualizzare il file VSDL. Questo è il file che descrive il nostro web service, diciamo questo semplicissimo SOAP che abbiamo appena creato. All'interno del VSDL, come vi dicevo prima, avete la descrizione, infatti come riportato anche su HTML, questo file descrive, funziona come IDL, cioè IDL, abbiamo detto Interface Description Language per il nostro componente software. Abbiamo, per diciamo farvi capire meglio, viene descritta ad esempio quali sono le operazioni che questo servizio mette a disposizione al client. Vedete, ad esempio c'è addizione, che riceve due parametri, A di tipo int, B di tipo int, e poi ad esempio c'è addizione response, che è la risposta che mi ritornerà il web service nel momento in cui io richiamo il metodo addizione. Mi ritornerà un parametro di nome addizione return di tipo int. Poi c'è sottrazione, che riceve due interi A e B, e che mi ritorna una risposta che contiene un elemento di nome sottrazione return di tipo int. Poi vedremo proprio praticamente come funziona il web service andandolo a testare. Poi, ripeto, tutta un'altra serie di informazioni sempre sul web service, per descriverlo. Ad esempio qua vedete, vi dice anche qual è il SOAP address, cioè l'URL su cui risponde il nostro web service. In questo caso localhost 8080, diciamo quello che vi dicevo prima, nome del progetto, /service/ nome della classe che implementa questo servizio. E poi altre, vedete, SOAP binding, diciamo in tutto questo per dire che questo è il file che VSDL che ci descrive il nostro web service SOAP. Ora, come facciamo a testare effettivamente se questo nostro servizio funziona oppure no, cioè se effettivamente fa l'addizione, fa la sottrazione? Allora, io in questo caso ho già scaricato un client che è SOAP UI, che noi andremo ad utilizzare. Com'è possibile utilizzarlo? Allora, io mi prendo questo URL, l'URL del VSDL del SOAP, vado su SOAP UI, nella voce SOAP creo un nuovo progetto dove mi dice qual è il VSDL del SOAP che vuoi richiamare. Ci metto il nostro project name, ci metto ad esempio il nome del nostro progetto, anzi, se vogliamo metterci il nome del nostro progetto ci mettiamo SOAP esempio, premo ok. SOAP UI che fa? Prende il VSDL, lo traduce e dice: ah, bene, ho trovato che il tuo web service mi mette a disposizione due servizi che sono addizione e sottrazione. Quindi io posso fare una richiesta per fare un'addizione o per fare una sottrazione, passando
dei parametri al servizio. Se ad esempio voglio fare un'addizione, faccio una nuova richiesta, quindi vedete, questo è il contenuto del messaggio, lo troviamo anche nel WSDL qui, message che io invio al servizio. Questo servizio, header body, all'interno del body dice com addizione, due parametri A e B. Quanto vale A? Ci metto ad esempio 15. Quanto vale B? Ci metto ad esempio 20. Con questo pulsante play vado a inviare la richiesta. Ovviamente assicuratevi che il servizio sia deployato e quindi risponda sotto il path. Diciamo, come abbiamo verificato noi prima, io andando con SoapUI a eseguire questa richiesta, quindi premo sul play, il servizio mi ha risposto. Mi ha risposto, quindi il messaggio di ritorno si chiama addizione response, che ha un elemento che si chiama addizione return. Ma vi ripeto, tutto questo, come vi ho detto prima, lo trovate all'interno del WSDL. Quindi vedete, addizione response è la risposta che contiene un elemento che si chiama addizione return di tipo int. Che valore ha questo intero che mi viene restituito dal servizio? Beh, se l'addizione viene fatta in maniera corretta, 15 e 20 mi dovrebbe ritornare 35, che è proprio così. Ora, già capite benissimo che non abbiamo fatto una insert, non abbiamo fatto una post, abbiamo chiamato un servizio implementato da un metodo che nel nostro caso è semplice, ma nella realtà questo potrebbe essere un metodo che fa che contiene una logica applicativa anche complessa. La stessa cosa vale per sottrazione. Vedete, sottrazione, anche se minima, contiene una logica applicativa, perché questo servizio non mi deve ritornare un valore mai minore di 0. Io se vado a fare una richiesta per sottrazione e ci scrivo A uguale 10, B uguale 20, io mi aspetto che se il servizio è stato fatto bene, quando lo vado a richiamare, vedete, mi ritorna 0. Non è niente, ma già capite che c'è un minimo di controllo, un minimo di logica applicativa. Ecco, questo è il senso dei web service di tipo SOAP. Vi ripeto, io ovviamente qua immaginate che nel momento in cui io mando al posto del A e B, mando ad esempio il codice cliente all'interno del mio metodo che sarà enorme. Qui verrà preso il codice cliente, ad esempio qua codice cliente. Io prendo il codice cliente, con il codice cliente vado sul database, mi prendo le informazioni di quel cliente, le informazioni di quel cliente le salvo all'interno di un oggetto o più oggetti, poi attraverso quelle informazioni con iText magari mi vado a creare il PDF che è la proposta di contratto su cui ci sono tutte le informazioni del cliente che mi sono tirato fuori. Poi, una volta che ho creato la proposta di contratto, me la vado a mandare via email tramite JavaMail. Quindi vedete, diciamo, logica applicativa molto complessa. Io volevo darvi giusto l'idea di quelli che sono i SOAP, così come nello scorso video abbiamo visto come funzionano i REST. Ovviamente lascio a voi tutti gli approfondimenti del caso, altri esempi. Io, come al solito, spero di esservi stato d'aiuto. Ci risentiamo nel prossimo video. Un grande saluto a tutti.